Noi siamo stati coinvolti per questo nostro lavoro, diciamo, per il dovente tecnico, cioè nel senso che ogni volta digitalizzeremo i scusate, vado solo sul nostro canale. Ok, allora, con ottimismo ce l'ho sempre senza piano. Sì, siamo stati lì e quindi sostanzialmente il mio compito è quello un po' di contestualizzare la produzione GFT nell'ambito più ampio di quello che è stato il cinema d'impresa. Il cinema d'impresa che noi abbiamo cominciato a occuparci una decina di anni fa, nel 2006 abbiamo aperto a Ivrea un archivio dedicato al cinema d'impresa. Il nome NOI copre il Centro Sperimentale di Cinematografia, in particolare il settore cinematografico, dove io sono stato una decina di anni conservatore. In quell'ambito mi ero reso conto a un certo punto che esisteva una produzione tendenzialmente infinita di cui le storie del cinema non tenevano conto e neanche le storie generaliste tenevano conto, perché all'interno della stessa politica degli archivi il cinema diventava un oggetto sempre più complicato da trattare, perché comunque un oggetto che richiedeva delle macchine per essere viste. Man mano che si trasformava la composizione interna del personale, questo però non riguarda soltanto le aziende, i tessili oppure gli automobilisti, riguarda la cosa che adesso riguarda la stessa azienda RAI, cioè man mano cambiava la composizione del personale, cioè che i vecchi tecnici che erano in grado ad esempio di usare il migliore andavano in pensione, il materiale su pellicola non veniva più, non poteva più essere visto. Per darvi un dato, la RAI ha circa 250.000 ore di materiale su pellicola che oggi può essere visto a Torino e basta, ma che non abbiano una nuova sola anche a Torino, comunque non più a Roma per esempio, forse a Milano. Allora, e noi riscoprendo un po' la volta, rendendoci conto che cosa fosse questo materiale, il primo archivio di cui ci siamo occupati è l'archivio Edison. E abbiamo deciso che un archivio generalista come la Cineteca Nazionale che detiene il deposito generale del cinema italiano non avrebbe mai avuto tempo di occuparsi di questo, perché c'era sempre prima un film di Visconti, un film di Orsellini di cui doversi occupare, e quindi è stata creata un'istituzione ad hoc che ha trovato sede, ha trovato subito udienza a Torino, alla filiale in particolare, c'era Gerani Badi, c'era Filippo Pralorno, poi all'Olivetti, esisteva ancora l'Olivetti, non era ancora stata assorbita da Telecom, quindi avevamo avuto una sede che era un ex archivio, un ex asilo di Adriano Olivetti. Il cinema d'impresa ha rappresentato per tutto il Novecento un settore importante della politica industriale, che ha portato alla produzione di migliaia di documenti filmati, che affrontano tutti gli aspetti della vita aziendale, dalle fasi della produzione alle opere sociali. Questo patrimonio consente oggi di ripercorrere non soltanto la vita dell'azienda, ma anche l'immagine che l'azienda, che l'industria nel corso del Novecento voleva rinviare, voleva rinviare di sé. In modo speculare però consente di ripercorrere anche sia lo stato dell'economia, anche lo stato dei rapporti sociali e del lavoro. Questi film riemergono dopo decenni assolutamente dall'opinione. Nessuno sa più che cosa c'è dentro, cioè nel senso, a volte anche gli stessi autori non sanno più che cosa c'è dentro il cinema. Per darvi un numero, noi abbiamo circa 60.000 bobine di film, l'anno scorso ce ne sono arrivati un po' più di 5.000, cioè 5.000 bobine, per 1.500 titoli dalle ferrovie, 600 film circa da Marzotto, più frattaglio, sono 5 cose varie. Questi film rappresentano veramente una finestra sul mondo, e su un mondo che per molto tempo è un mondo che cancellava le proprie tracce man mano che si evolveva, perché evidentemente per tanto tempo il compito dell'industria era quello di fare produzione, quindi di fare innovazione, quindi di cancellare in fondo quel che veniva prima nella pratica quotidiana.
La scoperta e la valorizzazione, l'invenzione, diciamo, degli archivi industriali e dei musei industriali è relativamente recente, diciamo, data da qualche decennio, cioè e soprattutto la politica, la scelta politica di considerare il museo e l'archivio come una parte importante della vita quotidiana dell'azienda, perché ad esempio poteva favorire l'identificazione della manodopera nella storia aziendale, eccetera, è ancora più recente e tra l'altro corre il rischio oggi che le aziende hanno meno un orizzonte strategico, ci insegnerebbe Berta, molto meno a lunga portata di quanto era un tempo, corre il rischio di essere un fenomeno che nasce e muore contemporaneamente. I film di prosa appunto ci mostrano non solo l'organizzazione della produzione, le macchine, i processi di lavorazione. Parlando con Berta, una delle persone di cui ho parlato all'inizio quando volevo montare questa operazione, Berta mi diceva sì, oggi quando noi parliamo all'università di un tornio spesso non sappiamo come farlo vedere, cioè non riusciamo a spiegare come si producevano, come erano organizzate le aziende, cioè, per cui ritrovare la documentazione visiva diventa particolarmente importante. E dal mio punto di vista, che non sono uno storico dell'azienda, ma al limite diciamo uno storico del cinema, quindi mi interessano delle altre cose, molto importante per noi è vedere come cambiava la faccia degli italiani, come cambiavano i gesti del lavoro, e poi come questo si corrispondeva in fondo con la storia del cinema generalista. E, molto interessante dal nostro punto di vista è anche la continuità storica, e talvolta anche formale, tra la storia del cinema industriale e la storia del cinema. E si potrebbe dire, forzando di pochissimo, che il cinema comincia di fatto come cinema industriale. Nel marzo del 1895, infatti, e quello che è probabilmente il primo film Lumière è l'uscita delle operaie dall'officina Lumière, l'organo industriale delle lastre fotografiche, sostanzialmente delle lastre fotografiche qui della pellicola. Diventano il cinema come una diversificazione aziendale che durerà anche ragionevolmente poco. Uno dei due disse le cinema sette più una massione senza venire e qualche anno si mettono e loro facevano i soldi soprattutto come lastre per radiografie, era il loro grande a un certo punto quando vanno avanti le radiografie. Allora il cinema comincia come cinema industriale e continua tra l'altro anche in Italia. E uno dei primi film aziendali è l'uscita le officine Fiat di Corso Dante, quindi Luca Comelli del 1911, che ha una delle grandi scene nell'uscita finale degli operai. Anche perché all'epoca il cinema si faceva con macchina fissa, quindi poter avere grandi masse che uscivano, oppure grandi masse che manovravano, era importante. Infatti il cinema nasce come cinema militare, perché si erano grandi masse che manovravano in un modo molto coreografico, e come cinema industriale. Come se due anni dopo gira un film alla Borsalino, che noi qui abbiamo, alla Borsalino di Alessandria, e visto che parliamo del... Guarda che qua, azione! Lo faccio in muto, lo faccio vedere dietro di me, e avrà la fine con l'uscita dell'operaio dall'officina di Alessandro. Proseguendo per sommi capi, insomma, per tenermi un tempo ragionevolmente breve, diciamo che l'età dell'oro del cinema industriale coincide con la fioritura tra gli anni 30 e gli anni 50 del cinema propaganda, in senso generico. La parte più interessante di questi film si riallaccia direttamente al cinema di propaganda, al cinema esplicitamente teorizzato dalle dittature totalitarie. Il cinema è l'arma più forte è una citazione che variamente viene attribuita sia a Lenin che a Mussolini, ma il cinema di propaganda più efficace è stato quello praticato dalle cinematografie dei paesi industrialmente avanzati, come gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Se vogliamo avere degli esempi di cinema che potrebbero stare egregiamente in un'antologia di cinema propaganda, cito ancora così per sommi capi tre film Fiat,
Uno è Terra, Mare, Cielo, che si comincia a girare nel 1932 per presentare la Fiat come fabbrica totale che muove il mondo moderno. L'altro è Il Paese dell'Anima, sul 57, sul primo pellegrinaggio Fiat a Lourdes, che secondo gli stilemi del genere trasforma ideologia in emozione. E l'altro potremmo citare Uno stabilimento grande subito di Stefano Calanchi nel 73, che è la costruzione di Togliatti, dove l'impianto, che lì è già un po' più da reportage televisivo, entra in alcuni punti in risonanza con l'iconografia sovietica, per cui si vedono pionieri col fazzo del rosso al collo. È una scena particolarmente efficace, dove c'è un enorme affresco di Lenin che appunto osserva la produzione ordinata, cioè gli operai al lavoro, diventando quasi un manifesto di una società perfetta come sintesi di socialismo e un'organizzazione industriale. Il cinema industriale poi avrà le sue modifiche, ci sarà un cinema industriale, c'è una specie di nouvelle vague del cinema industriale degli anni giusti, poi, e a un certo punto però, diciamo, nelle sue età classica è immagine di un'industria, di un'impresa che faceva film non soltanto propagandare gli oggetti da vendere, cioè che non voleva soltanto produrre e vendere, ma pensava attraverso il cinema, anche attraverso il cinema, di poter svolgere una funzione egemonica di ampio respiro nella società, cioè di propagandava un modello di società, non soltanto delle merci. Così utilizzò il cinema per guardarsi allo specchio, registrando i processi di produzione, analizzando la filiera di fabbricazione di prodotti, però documentando anche lo stato dei rapporti. Ad esempio, un genere classico del cinema industriale è quello delle fabbriche mondo, cioè il cinema che documenta le attività sociali a lato delle fabbriche. Comincia molto presto, questo qua nel film Borsalino lo vedete, già se ci si preoccupa. Beh, il film è assolutamente geniale, perché è fatto per l'esportazione, evidentemente, perché le didascalie sono in italiano, sono in inglese e in spagnolo. Ora vedrete che questo Robinson Crusoe, dopo essere risolto il problema della fame, come scopre l'infeltrimento del pelo di coniglio per fare i capelli per pelle. Scopro così, vedete, fa un attimo mentre io continuo a parlare, poi vi parlerò brevemente del... E si gioca con la pelle, gli butta sopra dell'acqua e scopre che gli viene in mente, dice, ma potrebbe esserci un tessuto meraviglioso per questo. Ecco che gli viene l'idea, sta pensando che sarebbe l'idea. Questo, faccio una breve parentesi raccomandando questo film del 13, faceva parte di un'operazione di mediatizzazione incredibile, perché la Borsalino, per lanciare il nuovo cappello Zenith, abbiamo studiato, infatti una ricerca specifica su questo film perché effettivamente è un film straordinario, fa un concorso di idee per un marchio e per un nome. Concorso con una giuria molto articolata, dove c'è lo scrittore Pistolfi, c'è Renato Simoni, eccetera. Vince Dudovic e vince con, evidentemente, come fare i cappelli. Vince Dudovic che crea un manifesto, che sarà, e questo film faceva parte di questa stessa campagna di mediatizzazione del prodotto, diciamo così, di pubblicizzazione del prodotto. Adesso che il protagonista entra, cioè infatti si è salvato, sono passati molti anni e lui ha di fatto affondato la Borsalino. Ecco, questa poltrona, lui posa il cilindro, il cappello, i guanti sulla poltrona, e questo sarà poi di fatto l'immagine del riproduce l'immagine del manifesto di Dudovic che si vedrà poi alla fine. Adesso poi il film avanti in modo più interessante per gli storici, meno divertente. Mostrerà tutta la fabbrica, le tappe della produzione, e poi alla fine mostrerà le attività sociali, cioè i pompieri, i volontari, la partita di pallone, la ginnastica, eccetera. Ecco qua, questo è di fatto il manifesto, esatto, il manifesto di allora. Allora, in sostanza, attraverso questo il cinema industriale può essere per un verso un supporto della storia, dell'economia e del lavoro, perché può arricchire quello che è l'analisi storica proprio con una esemplificazione visiva anche di quelli che erano i rapporti umani, sia della produzione, sia poi arrivare a una specie di storia delle merci e delle modalità del consumo.
grazie al fatto che il cinema industriale a un certo punto viene affiancato, poi cede il passo alla comunicazione pubblicitaria. Diciamo che con la fine degli anni 50 lo dimostrano bene poi gli spot nel GFT, che sia avrà il corso nel modo di vedere nel corso della giornata, il documentario di impresa, che dura comunque fino agli anni 80 avanzati, quasi anni 90, poi finisce e adesso oggi le imprese producono di fatto film per convention, cioè illustrazioni per convention, cioè grandi documentari di impresa non servono. E convive con la comunicazione pubblicitaria. I tempi della comunicazione pubblicitaria ovviamente si accorceranno, il linguaggio diventerà più nervoso, meno narrativo, un'evoluzione. In Italia questo tipo di evoluzione è particolare rispetto al resto del mondo perché è affiancata da questo fenomeno soltanto nostro che è stato Carosello. Carosello nasce, non so se forse alcuni di voi già lo sapranno, da dalla volontà di quello che all'epoca era l'amministratore delegato della RAI, cioè Filiberto Guala, che l'ingegner Guala finisce finita la sua esperienza in RAI, diventerà frate trappista. Allora Guala è morto nel 2000, tra l'altro, non tantissimi anni fa. Guala ha un problema, cioè bisogna aprire alla comunicazione pubblicitaria, ma al tempo stesso il suo forte senso cattolico gli impone di avere una certa qual cautela nei confronti della fascinazione per la merce, per il mercato, per la merce, eccetera. E quindi inventa delle specifiche molto precise dicendo: noi costruiamo delle piccole storie che durano 3 minuti l'una, queste storie non devono avere nessun contatto con l'oggetto da pubblicizzare, soltanto alla fine deve comparire un oggetto che non c'entra nulla con questo. Perché altrimenti se si costruiscono 3 minuti di storia sulla merce, questo implica una fascinazione eccessiva, si travia il popolo, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa qua creerà dei veri piccoli capolavori, a volte dei veri piccoli racconti concentrati in 3 minuti e ancora oggi molto divertenti, molto godibili spesso. Sono uno dei grandi, tra l'altro, film sfiloni paralleli della commedia italiana. In qualche misura, e quando se citiamo ad esempio quello del circo, alcuni di quelli del GFT, vedrete ci sono quelli con gli scrittori che sono che tra l'altro rispecchiano ancora perfettamente il dettame di Guala, cioè gli scrittori con gli sportivi, adesso cito gli scrittori per poi funzionare il discorso che faccio dopo, ma sono 4 scrittori tra cui il Burbero Gianni Brera, un Frizzante Mario Soldati, si trovano, chiacchierano del più e del meno di fronte a una bottiglia di vino e alla fine si capisce che sono stati scelti anche soprattutto perché la loro conformazione fisica consente di illustrare le 4 delle droghe fondamentali, tali fondamentali del GFT. Molto simpatico, vedrete Mario Soldati, ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare un po', che alla domanda di Gianni Brera, ma assaggio un bicchiere di vino, dice buono, e lui risponde sì, altrimenti non lo avrei assaggiato. Molto, molto interessante, no, ma e poi sta anche nella sua logica, perché evidentemente si giudicava con gli occhi, cioè soldato si giudicava molto con gli occhi, è vero. Allora ho scelto questa esemplificazione, faccio una breve parentesi qui parlando di questo. Noi è evidente che uno dei problemi di questo materiale è intanto recuperarlo, perché molto spesso è a rischio, perché la pellicola si tende a degenerare abbastanza rapidamente, quindi è a rischio. In ogni caso non è più visibile, cioè non è più fruibile da nessuno. E quindi il problema è recuperarlo, poi catalogarlo, eccetera. E poi farlo vedere. Allora, certo oggi uno si può immaginare che le proiezioni di cinema industriale non siano proprio il massimo, non abbiano il massimo di appeal per un pubblico, quindi bisogna trovare dei canali di distribuzione. E noi abbiamo trovato una grande scoperta, ma a un certo punto all'inizio anno abbiamo deciso di mettere una web TV che avevamo su YouTube. Allora, su YouTube si è determinato un fenomeno che francamente ogni giorno, io vado a controllare tutti i giorni, e tutti i giorni mi lascio incredulo.
cioè YouTube dà, oggi si è abituati a taroccare i dati delle presenze della manifestazione culturale, eccetera, eccetera. YouTube dà i dati in automatico e se si entra come amministratore dà anche poi i dati su quelle che sono le provenienze dei tweet. Noi abbiamo circa il 25% dall'estero e il 75% dall'Italia. Ieri eravamo a 406.000 visualizzazioni, quindi vuol dire adesso siamo a circa 2.000 al giorno. E onestamente devo dire che se all'inizio mi avessero detto che erano 2.000 al mese, io avrei detto mi pare da 5. Cioè, mi pare. In realtà questa cosa perché noi pensavamo che questo canale si rivolgesse sostanzialmente a due categorie di persone. I cinefili molto estremi, cioè che vogliono completarsi, in questi giorni passa la pubblicità di Fellini, in realtà anche in modo particolare perché nell'archivio Barella abbiamo trovato 30 minuti di sonoro di Fellini che dava le indicazioni di regia per lo spot sui rigatoni. E allora noi abbiamo montato queste 5 minuti di queste indicazioni sonore sulle immagini fatte dallo spot, facendo vedere come Fellini spiegava agli attori che cosa doveva fare, eccetera, eccetera. E quindi ovviamente viene ripresa dall'ANSA, eccetera. E allora, però, una parte sono i cinefili, una parte sono gli storici di impresa. Però la prima volta che sono andato come amministratore a vedere da dove pubblicava la gente, come raccontavo prima, c'erano 1.300 belgi, e quindi sono detto escludo che ci siano in Belgio 1.300 storici di allora, è evidente che il meccanismo è un altro e sono un meccanismo di massa, di più di massa, diciamo che sono due elementi. Uno sono gli interessati al Made in Italy, molto all'estero, ovviamente l'Ambretta Fan Club di Kalamazoo, però il film più cliccato all'estero è un film sulla 124, sulla Fiat 124. L'altro invece elemento è l'interesse per la storia sociale, per la memoria sociale. Cioè, diciamo, il produttore ideale è quello che dice voglio andare a vedere dove lavorava mio padre, voglio andare a vedere come era il mio quartiere, il mio paese, eccetera, un tempo, o come era la fabbrica che ha fatto parte del mio paesaggio visivo da piccolo, eccetera, eccetera. A questo punto determina oggi una produzione di 2.000 persone tendenzialmente in crescita. Diciamo che adesso potremmo chiudere l'anno attorno a 500-500.000, adesso sono 100.000 qui. Ho citato prima gli scrittori perché per la, così vado, mi avvio alla conclusione, al cinema industriale è stato anche un modo, dove che oggi viene riscoperto, per il cinema italiano nel suo complesso e per una fase, per molti territori italiani, non solo il cinema, ma il rapporto con la cultura aziendale, e per avere una voce. Il cinema italiano è un cinema molto, l'ho avuto sempre la definizione, il professore lo definisce meglio, è miseria e nobiltà, il film di Totò. Noi abbiamo avuto pochissimo il major con una grande continuità aziendale, stiamo parlando di archivi aziendali, ma erano piuttosto dei momenti di sviluppo, dei momenti di crisi. I momenti di crisi, tutti i cineasti italiani, meno Visconti, che era ricco di famiglia, lavoravano per la pubblicità, per l'opera del gusto. Per cui noi di fatto ci troviamo di fronte, spesso scopriamo, delle opere che vanno a completare le filmografie di autori importanti, oppure anche di attori importanti. Abbiamo cominciato a guardarci, qui nella testa che lo fa, il film delle Ferrovie, a parte che il primo film che era una serie di concerti che John Cage fa nelle stazioni di Bologna nell'84 finanziate dalle Ferrovie, altri tempi. E il secondo è un film dove si vede compare Silvana Mango. Silvana Mango era figlia di un ferroviere ed evidentemente aveva chiesto col padre perché cominciasse a farlo entrare in qualche modo nel mondo del cinema. Subito dopo farà poi riso a mano. Veramente questi film servono attraverso a completare la storia del cinema. Se pensate che uno dei personaggi che sembra più lontano da questo mondo, anche se in realtà è poi più vicino, è Antonioni, già nel 1946 gira un film per la signora Viscosa, Sette canoni vestiti, su come si faceva la Viscosa. Per il cinema industriale lavoreranno Blasetti, Olmi, che nasce come responsabile dell'ufficio cinema della Edison, i fratelli italiani, Bertolucci che lavora per l'Eni, Dino Risi,
addirittura Mulcino, che ha ancora fatto per La Lancia una piccola commedia di 17 minuti che è stata diffusa solo su internet, è piuttosto brillante. E accanto il cineale e poi Emmer, Luciano Emmer, che da cui si deve il film che mi pare poi dopo passerà, film istituzionale fatto con un po' di disinvoltura perché utilizza bruscamente, sono sicuro io, non amico di Luciano, senza poi se volete i diritti utilizza il Falcone Maltese, la Dolce Vita, eccetera. E, però erano altri tempi. E poi gli intellettuali, cioè c'era Pasolini, c'era Parise, Luciano Berio, un po' delle musiche di film industriali, Fortini e tutti gli olivettiani. Ecco, io mi immagino sempre questi intellettuali è un po' come il personaggio, il protagonista della notte di Antonioni, Giovanni Pontanus, che era raffinato intellettuale, personaggio da Mastroianni, che a un certo punto viene durante una festa a casa di un commendatore milanese, viene ammagliato, in parte anche contro la sua volontà, dalla potenza dell'industria. È una fascinazione, nel film ce lo racconta Antonioni, come una fascinazione complessa, che nasce ovviamente dal potere del denaro, ma anche dalla possibilità che l'impresa sicuramente offriva a tutti questi, ai cineasti, agli intellettuali, di dare corpo a pensieri, cioè di realizzare dei progetti che altrimenti non sarebbero stati realizzati. Parlando con amici che cineasti che hanno fatto, che hanno lavorato per le imprese italiane, Giannarelli diceva sempre che la figura linguistica tipica del cinema d'impresa è la ripresa aerea. È evidente che nel cinema italiano nessuno gli pagava un aereo per fare una ripresa, ma arrivati di fronte a un'impresa, qualunque argomento fosse, loro volevano provare una volta l'ebbrezza, come fossero dei cineasti americani, di una ripresa aerea. Quindi quella è proprio la grande, se uno segnologo studia cinema d'impresa, c'è questo veramente il marchio distintivo. Allora, in sostanza, questo era un modo per dare corpo alle proprie idee e contribuire a modificare la realtà. E questo è evidente soprattutto negli anni del miracolo economico. C'è questa tentazione, tensione di impegno industriale che corre in parallelo e a volte in conflitto, in contraddizione, sarebbe detto all'epoca, con l'impegno politico, che ha toccato intellettuali, cineasti, gli artisti che hanno scelto di mettere al servizio della civiltà delle macchine il loro sguardo e le loro mani e le loro parole. La presenza, questa forte presenza di cineasti importanti, di artisti nel cinema d'impresa, conferma la definizione del cinema che complessivamente dava Luigi Chiarini, dicendo lo definiva questa industria che è anche un'arte. Ah, per tornare al nostro, ancora una volta sul nostro sito, il sito consente delle attività di ricerca, per il Thesaurus non è ancora buono, il sito fa parte, è stato fatto in collaborazione con la Direzione Generale per gli Archivi, i film sono tutti, sono degli oggetti digitali, quindi sono stati catalogati con le norme che ci ha dato la Direzione Generale Archivi, è accessibile anche attraverso il portale degli archivi di impresa e consente appunto un'attività di ricerca che insomma non, il tesoro non è ancora perfetto, ma insomma ecco qua, se uno vuole va a chiedere una cosa comunque, diciamo Torino, assicurare il segreto, quella parte del Torino, vengono fuori i film che abbiamo su Torino, poi ci si clicca sopra e lo si va a vedere su YouTube. Grazie. Adesso guardiamo dei film di Luciano Emmer, che è un collage delle pubblicità di Facis messe in relazione a quello che era il cambiamento della società italiana e ad alcuni film, come citava prima Sergio, di cui lui ha preso alcuni spezzoni, molto godibile. Dura 20 minuti più o meno, però io ho fatto il calcolo, ci stiamo benissimo come tempi, quindi c'è un sacco di persone che sono anche divertente, quando
dettagli di storia italiana si possono leggere sotto diverse angolazioni, da diverse fonti. La moda è una di queste. Osservatorio privilegiato del costume, registra fedelmente l'evoluzione della società. Ancora più significativa è la pubblicità sulla moda. Ai segni propri della moda aggiunge lo specifico humus culturale e sociale di cui la pubblicità si nutre. Qui vogliamo tentare di ripercorrere 30 anni di storia italiana attraverso 30 anni di comunicazione televisiva Facis. Sono passati 10 anni per la fine della guerra. Con una mola all'ala oceanica si saluta l'Italia la ricostruzione del paese. Dalle rovine sorgono case, ponti, strade, officine. Il dinamismo della vita moderna si affaccia timidamente all'orizzonte della seconda metà del secolo. Questo è il ritmo di vita dell'uomo moderno. Appare notizie allarmanti, impegni urgenti, esigenze di velocità. Chi potrebbe ancora pensare di viaggiare a cavalli, ballare il minuetto, attendere un mese per avere un vestito? Un nuovo sistema industriale basato su inchieste e statistiche permette a chiunque, in 5 minuti, di acquistare un abito di classe. Nel sistema Pacis le misure fondamentali sono altezza, torace, cintura. Le altezze sono fino a 1,68, 1,76, 1,84. A parità di altezze di torace possono corrispondere diverse misure di cintura. Per esempio, due persone con semitorace di 1,50 cm possono avere una semicintura di 42 e l'altra di 50. La differenza che ne risulta si chiama strong. Da queste misure sono derivate 5 conformazioni. Snello, normale, mezzo forte, forte e fanciullo. Per ogni conformazione sono disponibili 7, 9, 9, 7, 8 taglie che sommate tra loro e moltiplicate per le tre altezze danno 120 taglie per vestire ogni uomo. E qualunque cosa voi facciate, il vostro lavoro, il sentimento, lo sport preferito, qualunque siano i vostri interessi artistici rivolti al passato o all'avvenire, la pace. Con Facis è nata la pubblicità dell'abito brutto. Balbetta ancora, ma si fa capire. Siamo al cinema, naturalmente, in attesa del grande evento. La televisione decoda, il boom anche. La figlia del boom e madre del capolavoro di Fellini fiorisce quella che da allora è poi si chiamerà La Dolce Vita. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo di Napoli, la serva, la casa. Che cosa sei? La casa. La Dolce Vita, a via Veneto e dintorni, arriva fin dentro i caroselli Facis. No, le scarpine erano fatte per lei, le desiderava in modo così evidente. Hai visto? Per questo te l'ho regalato. Hai voluto far colpo su quell'albero, Giulio. Questa è la verità. L'ho incontrata ancora. È la terza volta e nessuno ci presenta mai. Ma non serve nemmeno più ormai. Parliamo da noi con il sottile linguaggio delle occhiali. Improvvise. Impreviste, incredibile, non so decifrarla. È chiaro, le piace. Le piace perché è un uomo naturalmente, simpaticamente elegante. Ecco ciò che una donna ha preso. E una naturale eleganza può essere anche vostra con gli abiti Facis. E voi che apprezzate il pregio di un tessuto, una lavorazione accurata. Facis, e voi che date importanza alla cura attenta del particolare. Uno stile inconfondibile che diventa un elemento del vostro successo. Tra i tanti modelli, ecco qui la giacca Facis Monviso in cui si malana di 17.500 e 18.500. A tutte le giacche Facis si accompagnano con eleganza i pantaloni.
ma erano altri tempi. Ma le vostre uova la eleganza di un abito facis. Negli anni 60 gli intellettuali scoprono l'incomunicabilità. La sua massima traduzione in immagini non è nell'avventura o nell'eclisse di Antonioni, ma in un carosello facis, laddove Ferzetti chiede a un ignaro ferroviere: dove ero io parlando? Ma per me niente. Grazie. Questa è la strada che porta il gruppo GFD per primo verso gli istituti.
ma questa è un'altra storia differente, ancora tutto da raccontare. Comunque, la contestazione porta una virata alla comunicazione Facis. Facis ha le misure di tutti. Anche le nostre. Adesso spieghiamo noi a Facis le nostre misure. Io sono alto 1,90. E io 1,60. Ma dove lo troviamo? Avevo tagliato sul bebè. 116 e 88 di coraggio, 190 e 160 di altezza. Non ci sono più eroi. E le misure sono di tempo. Scriveteci nome e indirizzo e noi risponderemo indicando il negozio più vicino dove potrete scegliere il vostro abito Facis. Troverete il tagliando nei settimanali. Facis, a ciascuno il suo guardaroba. Ecco allora, forse per la prima volta in Italia, una campagna pubblicitaria strategicamente impostata che ripropone il posizionamento di centro di Facis. Facis alle misure di tutti. È una dichiarazione democratica, un formidabile plus di prodotto, una comunicazione moderna. Gente vera e famosa, sogni e riferimenti alla portata di tutti, professioni gratificanti, dai fotografi ai jazzisti ai campioni dello sport. Oggi vi presentiamo quattro personalisti più famosi d'Europa. Chi non conosce mai questo ragazzo? Scrittore, giornalista e fine intenditore di vini. E così confuma arriva di colpo e lo si percepisce tutto. Se invece si porta il bicchiere alla bocca normalmente il profumo si spande nell'aria e arriva poco a poco. Oh, questo, se no non lo avrei assaggiato. E questo è Gianni Brera, scrittore e giornalista. A lui si devono gli articoli più entusiasmanti e polemici sullo sport italiano. Ciao Pirini, come ti stai? Vivi, si cambierà del mondo? Ah, oh, per le maniche delle montagne vere adesso, eh? Dico tu di leggere il giornale, ma anche l'Italia doveva qualcosa, no? Però noi siamo una psicosi veramente triste, non abbiamo più fiducia in noi stessi. Cioè, di 2 anni ci prepariamo e facciamo una squadra un po' seria, in grado almeno di lottare. Facis ha le misure di tutti. Mario Soldati, taglia 50 mezzo forte regolare. Gianni Brera, taglia Facis 58 mezzo forte regolare. Perché Facis ha le misure di tutti. Ma più di tutti. Caro Lucien, ci riporta i vecchi tempi dei caroselli per la Facis. Eravamo tanti e tutti più giovani e felici. Però mi ricordo che quando sei venuto a casa mia, sul lago di Busiano, io ti ho fatto bere del buon presto e mangiare del salame della bassa. Poi mi fu rivolta una domanda sulla nazionale di calcio e io dissi andiamo male. Mi sembra che posso dire le stesse cose adesso, quindi in sostanza non è cambiato nulla se non la nostra povera bella. Lo sport entra di prepotenza nel costume degli italiani con la sua forza di evasione di massa. Tutti di 4 calciatori famosi. Gimondi, Pietrangeli, Arcari. Ah, finalmente un vero calciatore. Il grande John Charles. Per me è un'ingiustizia perché anche i calciatori dovrebbero essere divisi in categorie stesi medi, leggeri e massi. Massimo Peresi. Leggero Bergamasco. Meglio, tendente al massimo, Romano, di Cresterville. Lui pensa sempre al servizio. Per forza, ma tutto è tutto. Ti ricordi lì che battute formidabili nella tua ultima vittoria? E naturale, ci tenevo molto a Coppa di Svezia, perché l'Italia non l'ha vinta mai. Ciao, come sono stufato. Ci perdiamo un po'? Chi c'è? L'hai già provato? Non lo proviamo mai. Quattro sportivi, ognuno con la sua personalità, ognuno con le sue misure, ognuno con il suo abito Facis. Felice Gimondi, taglia 50, snello extra lungo.
in nessuno di tutti, proprio di tutti. Non ci credete? Chiedete pace se in tutti i negozi con questo contrassegno. Pagis scopre i vanti del sesso, i poeti dell'immagine, i fotografi della voce. Andiamo tutti insieme.
tecnologia, invade il mare. Tramontano le grandi illusioni, emergono faticosamente nuovi valori. Pacis li ritrova nella tradizione. Viene affermata una volta ancora la qualità del lavoro dell'uomo. Per noi un bebè è soltanto un bebè. Non per Gastone Ferrieri, che è l'ordinatore moda di Pacis. Alla Pacis lo chiamano l'uomo dei particolari. Prima che Gastone Ferrieri, l'ordinatore moda di Pacis, approvasse un bebè per la sua nuova collezione, ha detto 24 volte no. Eh sì, per lui un bebè può essere più largo, più stretto, più alto, più sceso, più dritto, più curvato, grande, più chiuso, più aperto, più profondo, a specchio, più inclinato, meno inclinato. Credo sia stato